Buongiorno ragazzi, bentornati nella mia cucina. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo immediatamente, rimediate immediatamente perché ci sono ricette, non dico tutti i giorni, ma quasi, quasi. Oggi quello che vi propongo è una ricetta cinese, quindi facciamo il taro alla piastra. Come sempre, anzi come di consueto, prima di partire con la ricetta, vi faccio salutare da Gedeone. Poi ci laviamo le mani, ci mettiamo sotto a preparare questa nuova ricetta. Ed eccoci qua, ragazzi, come sempre, pronti insieme a cucinare per voi. Gigi, saluta. Ciao. Adesso cuciniamo. Ed eccoci qua. Quello che ci serve per partire è il taro, ossia la patata cinese, che è un tubero. Ed è una patata molto più dolce rispetto alle nostre e con molto più amido. Quindi andiamo a pelarla con il pelapatate in questo modo. E una volta pelata andremo a cuocerla al vapore nella vaporiera. Voilà, ci rivediamo fra poco appena le ho pelate tutte. Ed ecco qui il nostro taro come diventa dopo l'utilizzo del pelapatate. Andiamo a farlo in pezzi abbastanza piccoli per poi riporlo nella nostra vaporiera e cuocerlo al vapore. Giusto? A questo punto abbiamo la nostra vaporiera già sul fuoco, quindi bella calda. Andiamo ad aggiungere il nostro taro e lasciamo cuocere per una ventina di minuti, che andiamo a verificare la cottura del nostro taro. Nel momento in cui riusciamo a prendere in questo modo, aiutiamoci con delle bacchette, il taro è perfettamente cotto, quindi andiamo a riporlo in una ciotola e adesso vi faccio vedere come si prosegue. Ed ecco il nostro taro. Una volta pronto, andiamo a schiacciarlo in questo modo. Se avete uno schiacciapatate, ancora meglio. E una volta schiacciato completamente, andremo ad aggiungere 2 cucchiai di fecola di patate. Ed ecco qui, a questo punto andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di fecola di patate. E creiamo il nostro impasto. In questo modo. Una volta ottenuto un buon impasto, andiamo a formare o delle palline o in alternativa, più usato dai cinesi, dei cubi. Adesso vi faccio vedere, comunque in questo modo. Prendete un pochino di impasto, lo passate così tra le mani e lo rendete a forma di cubo in questo modo.
E voilà, ecco i nostri taro super pronti. A questo punto padella, olio di semi e vi faccio vedere. Olio di semi a coprire la padella. Andiamo ad inserire i nostri taro. Dobbiamo farli tostare per bene. Ecco, voilà. Devono diventare dorati. Quindi girateli e una volta dorati saranno pronti. Adesso vi faccio vedere al lavoro ultimato. Comunque vedete, questi qua già possono andare bene. Dovete dorarli. Bene, una volta che sono diventati belli dorati, togliamoli dal fuoco. Io preferisco metterli su uno scottex, un qualcosa per far assorbire un po' di olio. Ora, in una padella con sempre olio di semi andiamo a soffriggere un po' di macinato. Io ho preso di scottona, così giusto per non saper né leggere né scrivere. E aggiungiamo anche un po' di cipollotto fresco che ho già preparato. Quindi andiamo a soffriggere il tutto in questo modo. Scusate. Per chi è vegano si può aggiungere del seitan o comunque verdure. A questo punto andiamo ad aggiungere mezzo cucchiaino di vino di riso, in questo modo. Date un uovo levato. Qua. Un pochino di salsa di soia, e a questo punto aggiungiamo mezzo cucchiaino di salsa di ostriche. Qui a questo punto ho mezzo cucchiaino di fecola di patate con mezza ciotola di acqua e andiamo ad aggiungerla in questo modo. E a questo punto si può regolare tra sale e chi vuole anche pepe. Quindi adesso mescolo un attimo e aggiungerò un po' di sale e io che lo metto un po' di pepe. E un pizzico di sale. Voilà, il nostro piatto è super pronto. Adesso vi farò vedere.
aggiungiamo esclusivamente del cipollotto verde e voilà, il nostro piatto è veramente fatto e finito. Facciamo andare ancora un attimo e poi siamo a posto, vi faccio vedere il risultato finale.